Il Pineto conquista un pari pesantissimo sotto la pioggia incessante dello Stadio dei Marmi di Carrara. Finisce 1-1 grazie al gol allo scadere di Volpicelli, che segna su punizione rimettendo in piedi i suoi rimasti in 10 nella ripresa, proprio quando i padroni di casa pregustavano il successo. La Carrarese finora in casa aveva sempre vinto, 4 vittorie nelle precedenti 4 partite giocate. E il quarto pareggio invece per il Pineto, che sale a 13 punti in classifica. A Maolo non cambia sistema di gioco, 3-5-2 con Volpicelli alle spalle di Gambale, out in grosso in difesa, tocca a De Santis, Evangelisti in panchina. Anche i toscani con lo stesso sistema di gioco, Morosini, Capello, coppia d'attacco. Al quinto minuto pronti via, traversa della Carrarese con Della Latta. Il Pineto sembra soffrire la verve dei padroni di casa, ma tiene botta almeno fino al 38esimo, quando la squadra di casa passa in vantaggio con il suo attaccante Capello, che trafigge Tonti. Cross di Zanon e immischia il bomber sul secondo palo, calcia raso terra e trova l'1-0. Nella ripresa sembra farsi notte fonda per la squadra di Amaulo. Dopo mezz'ora quasi di nulla, al 27esimo il Pineto resta in 10, cartellino rosso per Amadio per proteste dopo un gol annullato alla squadra teramana segnato da Teraschi su assist di Ngiambé. Amaulo passa la difesa a 4 nel finale in inferiorità numerica, inserendo Traini, 4-4-1 con Shakir esterno e Volpicelli punta centrale. La Carrarese potrebbe anche raddoppiare con Simeri, ma Tonti al 35esimo è come sempre provvidenziale, quando sembra finita al 43esimo il pari clamoroso del Pineto. Il solito Volpicelli firma il pareggio allo scadere con un calcio di punizione con il suo mancino d'oro, palla bassa che buca la barriera, che salta e beffa un immobile Bleve. Le emozioni non sono ancora finite, al 51esimo trema il Pineto, la Carrarese sbatte sul palo e non trova il gol della vittoria, Ngiambé salva spazzando via il pallone, finisce con un pari che certifica il carattere e la qualità degli abruzzesi.